La situazione non è delle migliori, lo so, ma è inutile lamentarsi. Anzi, dovremmo ritenerci fortunati ad essere ancora vivi, perché molte persone, a causa della pandemia ancora in corso, ci hanno rimesso la vita. In questo video voglio darti tre consigli utili e soprattutto pratici che puoi applicare da subito per sfruttare al massimo il periodo di lockdown. Se ancora non mi conosci, io sono RD, uno dei maggiori esperti in Italia, specializzato nella seduzione online ed offline. Presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 in qualità di love coach, durante questi anni ho aiutato centinaia di uomini a saperci fare di più con le donne e trovare una fidanzata. Se sei interessato a migliorare nell'arte della seduzione, e vuoi imparare nuove strategie e tecniche comprovate per saperci fare di più con le ragazze, sia online che offline, allora iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì dedicati alle tematiche riguardanti il mondo della seduzione e il rimorchio delle ragazze. Naturalmente, nei tre consigli che ti ho promesso è incluso anche quello che riguarda il lato seduzione e rimorchio. Non per fare il professore, ma devi sapere che tra il 1665 e il 1666 a Londra scoppiò una terribile epidemia di peste. In quel periodo, il giovane Isaac Newton, considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, era poco più che un ventenne e si era appena laureato all'università di Cambridge e per sfuggire al contagio intelligentemente si rifugiò nella sua casa di campagna lontano dalla città e in una sorta di quarantena volontaria si salvò dalla peste che nel frattempo in città continuava a mietere vittime. Essendo libero dalle attività accademiche, l'università era chiusa, c'era la pandemia, e libero da qualsiasi altro tipo di impegno, Newton poté dedicarsi a tempo pieno agli studi e agli esperimenti che lo porteranno a sviluppare le sue teorie sul calcolo, sull'ottica e sulla gravità. Egli stesso scriverà più tardi: tutto ciò avvenne nei 2 anni della peste del 1665 e del 1666, poiché in quei giorni ero nel fiore dell'età creativa e attendevo alla matematica e filosofia più di quanto abbia mai fatto in seguito. Questa storia è molto interessante e dovrebbe farci riflettere perché Newton sfruttò la pandemia. Fu uno dei periodi più produttivi della sua vita e fece numerose scoperte. Analogamente, hai la possibilità anche tu di fare la stessa cosa, sfrutta al meglio questo periodo. E questo ci porta al primo consiglio, seguendo l'esempio di Newton. Stai a casa e fai cose utili. Restando a casa, infatti, ti salvi e sopravvivi, come ci insegna Newton, e ovviamente rispettando anche tutte quelle che sono le regole per evitare il contagio che ormai tutti conosciamo: lavarsi le mani, la mascherina, distanziamento sociale, eccetera. Fare cose utili cosa significa? Significa fare cose produttive che possano in qualche modo migliorare la tua vita. Puoi dedicarti ad un progetto lavorativo. Puoi leggere dei libri su argomenti che ti interessano, hai a disposizione Google e puoi praticamente diventare un esperto in qualsiasi cosa che non richieda un'abilità fisica. In sostanza, ti sto consigliando di dedicare parte del tuo tempo all'apprendimento, al miglioramento o alla creazione di una nuova attività o progetto. Se sei uno studente, studia! E questo è molto importante, perché non puoi passare tutto questo tempo in casa senza fare un cazzo. Non ti passerebbe più, ma avendo uno scopo, impegnandoti in qualcosa, oltre che ad avere dei benefici nel lungo periodo, soprattutto se è una cosa che ti piace fare, il tempo del lockdown ti volerà. Secondo consiglio: dedica un'ora, almeno 3 volte a settimana, all'attività fisica. Personalmente sono più di 20 anni che pratico bodybuilding natural e da quando le palestre sono state chiuse non ho mai smesso di allenarmi. Ne
Nel mio garage ho una panca, bilancieri, manubri e posso fare gli esercizi di base per continuare a tenermi in forma. Se sei uno sportivo, ci sono tanti modi per allenarsi, anche a corpo libero. Anche se non hai a disposizione degli attrezzi e una palestra, ci si può arrangiare. Puoi allenarti in casa o all'aperto, rispettando sempre quelle che sono le regole anticontagio e quindi il distanziamento sociale. Se non hai mai fatto niente, ti consiglio di iniziare ora. Su Google, YouTube, trovi un mucchio di tutorial per iniziare un programma di allenamento da autodidatta. L'attività fisica è molto importante, giova alla tua salute, alla tua autostima e di riflesso al tuo successo con il gentil sesso. Quindi falla e cerca di mangiare in modo sano. Non passare l'intero lockdown in maniera sedentaria, sdraiato sul divano a guardare serie TV, videogame e cibo spazzatura. Consiglio numero 3. Utilizza i social network per conoscere una nuova ragazza. Se sei single, l'unico modo che hai al momento per conoscere e conquistare una ragazza è attraverso i social o le app di incontri. Per una serie di motivi che puoi apprendere dai miei video dedicati al rimorchio online, che ti invito a consultare, il mio consiglio al momento è quello di utilizzare Instagram come strumento di rimorchio online. Potresti sfruttare il tempo che hai adesso a disposizione per studiare il mio corso avanzato Conquistagram. Al suo interno troverai il metodo che ti consentirà di conquistare con successo una ragazza su Instagram, anche se non sei bello, anche se non sei ricco, anche se sei timido. Per accedere al corso ti basterà cliccare il link che trovi in descrizione se stai guardando questo video su YouTube o Facebook, o sopra nella bio se ti trovi su Instagram. Cliccando il link riceverai immediatamente nella tua posta elettronica il mio report gratuito con le 7 strategie di base per rimorchiare ragazze su Instagram, e nel caso lo riterrai opportuno avrai naturalmente la possibilità di scaricare il corso completo con Conquistagram. Potrebbe essere un'ottima occasione per migliorare la tua vita sentimentale, studiando appunto un metodo che ti consente di conoscere una ragazza online e di avere un appuntamento non appena terminerà lo stato di emergenza. Spero che questi consigli possano tornarti utili per restare in sicurezza e al tempo stesso migliorare la tua vita e realizzare i tuoi obiettivi. Se ti è piaciuto questo video, mi farebbe piacere ricevere un tuo like. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana. Se hai una domanda da farmi, scrivimi pure in un commento e sarò felice di risponderti. Ricordati che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.